Siamo collegati con Pachino, con noi la professoressa Giuseppina Ignacolo, noto personaggio qui a Toronto per le iniziative che abbiamo realizzato nel corso degli anni. Giuseppina Ignacolo è candidata al sindaco alle elezioni del 25 maggio prossimo nella città di Pachino. Buongiorno Giuseppina. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radio e telespettatori. Innanzitutto, come stai? Come va a Pachino? La situazione com'è? Ma io sto bene, grazie, spero anche tutti voi. Pachino purtroppo non è che stiamo bene. Diciamo che in questo momento c'è un fermento in quanto c'è la prossima competizione elettorale. Io stessa sono candidata a sindaco di Pachino, ve ne sono 9 candidati a sindaco, di cui 8 maschi, io sono l'unica donna. Quindi l'unica donna, quindi una lista abbastanza affollata di personaggi. Diciamo che c'è una frammentazione di natura politica, però questa volta diciamo che c'è un voto disgiunto perché c'è la nuova legge elettorale, cioè mentre prima chi aveva più coalizione aveva più chance facilmente di poter andare a ballottaggio, perché sicuramente ci sarà un ballottaggio, nessuno vincerà la prima volta, ma attualmente votando un consigliere non si vota automaticamente il sindaco si deve espressamente barrare a parte. Da questo punto di vista è molto facile, semplice, io sto dicendo a tutti i cittadini, chiunque mi voglia votare, basta barrare il cognome perché c'è già scritto sulla scheda. Ma non è soltanto di barrare un nome, io dico barrare un nome che ritengo di aver rappresentato degnamente in questi anni. Io ho avuto ruoli alla provincia, non sono Sì, mai infatti. stata consigliere comunale né assessore comunale, quindi non sono assolutamente responsabile dello scempio e del degrado che purtroppo sta vivendo Pachino. Lo condivide questa diciamo, analisi un po' è stata anche condivisa da diversi cittadini torontini che sono venuti qui d'estate. Io spesso parlo con loro e loro stessi mi hanno comunicato, hanno condiviso il fatto che Pachino da questo punto di vista è andato un po' più indietro. Bisogna anche a tal proposito sottolineare che i pachinesi hanno a cuore la sorte della loro città perché sono molto legati e quindi penso che seguiranno con interesse questa competizione elettorale. Quali sono i punti cardine della tua piattaforma elettorale? Cioè dire cosa proponi per la rinascita della città di Pachino? Sì, innanzitutto, siccome è un'intervista molto breve, io avrò cura sicuramente di mandarti una copia del programma perché è abbastanza, insomma, è elaborato, posso solo in sintesi dire qualcosa. Semplicemente, posso dire che non è il programma, non è il libro dei sogni, cioè è un programma che lo abbiamo costruito con le persone, nell'ambito dei cittadini stessi. Nell'ambito delle specifiche competenze, qui nel campo dell'agricoltura, qui nel campo dell'artigianato, del commercio, dell'educazione, è un libro, non è un libro di sogni, ma è qualcosa di concreto e facilmente realizzabile e che sicuramente tiene conto delle competenze a disposizione, delle sensibilità esistenti nel nostro territorio, ma soprattutto tiene conto della situazione finanziaria critica dell'ente, perché non dimentichiamo che Pachino ha 16 milioni di euro di debiti e questo naturalmente bisogna fare i conti con i Con i debiti debiti, certo. dell'ente, ma non solo, c'è anche una crisi economica e occupazionale attuale, una condizione critica di molte famiglie sempre più in difficoltà. Comunque, alla base del programma e della volontà di fare, vi è un massimo comune denominatore che sarebbe la disoccupazione, l'emergenza numero uno, Quindi sostanzialmente. praticamente l'economia, a quanto ho capito, è creare posti di lavoro e la rinascita economica sono al centro della tua piattaforma per queste elezioni. Esattamente, esattamente. Anche perché io ritengo, come diceva Alcide De Gasperi, politica è fare, realizzare, ma per fare, realizzare ci vogliono le idee e le persone che portano avanti le idee, voglia di fare. Ma 2 caratteristiche sono essenziali, l'onestà e la responsabilità, mai come in questo momento. Cioè noi dovremmo gestire la cosa pubblica, il bene pubblico,
come un buon padre e una madre di famiglia. Data la situazione di emergenza che appunto si presenta, per cui ci vogliono idee chiare, persone con esperienza e che abbiano una squadra che lavori per il bene della cittadinanza. Ecco, per quanto riguarda i rapporti, se diventerai sindaco, ce l'auguriamo, quali saranno i rapporti con la città di Toronto e con i pachinesi, la comunità non solo pachinese ma anche del territorio che vive qui a Toronto? Allora, intanto noi vogliamo arricchire la nostra comunità con investimenti seri che riguardino la costruzione di politiche culturali di massa e di qualità attraverso l'istituzione, questo è importante, di laboratori creativi, folcloristici, di danza, musica, teatro, musei, tematici e scambi culturali con comunità internazionali, italoamericane. Saranno promossi gemellaggi con comunità nazionali ed estere, particolarmente la città di Toronto, dove vivono oltre 16.000 pachinesi. E per favorire un turismo destagionalizzato si cercherà di stipulare delle convenzioni con centri culturali, anziani, nazionali ed estere, creando percorsi enogastronomici a prezzi incoraggianti, con ricadute nel carattere occupazionale. Cioè, in particolare, io cosa vorrei fare? Vorrei portare a Pachino il sindaco di Toronto, la cultura, perché vorrei che loro apprezzassero l'origine, le radici di una comunità importante che ha contribuito fortemente, così come tante altre comunità, certo, alla crescita civile, morale, politica e anche produttiva del territorio canadese. E per questo vorrei portarli qui, per far rendere loro conto che le origini sono importanti e che deve rafforzare i rapporti tra le due comunità. Penso che questa sia un'iniziativa molto, molto importante, che servirà a creare rapporti molto più di vicinanza con le comunità, ma nello stesso tempo promuovere quanto il territorio offre, perché sono bellezze naturali, c'è il mare, c'è la gastronomia tipica, tradizionale, quindi ha tanto da offrire. È questione di avere dei programmi mirati, ben precisi, e realizzarli e portarli a termine. Grazie Giuseppina Ignacro. Grazie a tutti voi. Io però, permetti Enzo, se questa mia intervista va in onda, vorrei cogliere l'occasione per salutare tutti i cittadini originari, anche tutti i siciliani, italiani sicuramente, ma in particolare tutti i pachinesi, e che se hanno la possibilità di sedersi con i loro parenti, possono dire loro di votare tranquillamente barrando Giuseppino Ignaccolo, c'è già scritto sulla scheda, e sicuramente avranno un sindaco che sarà il rappresentante del territorio, e spero, mi auguro che possa diventarlo, proprio per i miei cittadini, voglio migliorare la mia città.